Sì, buon pomeriggio Carmine, un saluto a te e a tutti gli amici all'ascolto al TG8. Noi siamo all'esterno dello Stadio Angelini di Chieti con il presidente Filippo Di Giovanni. Buon pomeriggio presidente, ben ritrovato. Intanto per parlare di questo campionato, perché avete 7 punti di vantaggio, alla fine il punto domenica scorsa poteva sembrare deludente, ma conti fatti ha consolidato la vostra promozione. Buon pomeriggio a te Enrico e a tutti gli ascoltatori. Sicuramente il punto di domenica è importante, sì è vero, si poteva vincere, però poi alla fine con la sconfitta di Torrese e San Buceto anche questo punticino si è rivelato prezioso perché ci ha portato a più 7 e ci ha fatto fare un altro passo in avanti. Questione, o meglio non questione, sviluppi societari, perché Filippo Di Giovanni si è sempre detto molto fiducioso. So che nella giornata di ieri e in queste ore ci sono dei contatti con degli imprenditori di fuori regione importanti, interessati. Quali sono gli sviluppi? Ma sono contento perché ho cominciato a percepire che cosa significa fare calcio a Chieti visti da fuori. Questa è una piazza che comunque in Italia attrae da sempre l'attenzione degli addetti ai lavori e non solo. Nei colloqui che stiamo facendo in questi giorni ho potuto toccare questo con mano e sicuramente più di una manifestazione di interesse c'è stata. Sono stato ieri a fare un incontro fuori regione con un soggetto che è imprenditoriale che si è dimostrato interessato ad una partnership commerciale importante e altre aziende le incontreremo questa settimana. C'è anche qualche imprenditore di Chieti che mi ha manifestato la volontà di riavvicinarsi al progetto qualora si dovesse conseguire il traguardo della Serie D. E comunque Enrico, io ci sto mettendo tutto il mio impegno ed entusiasmo per lavorare nella direzione di costruire una società continuando ad aggregare per cercare di dare ancora più solidità a un progetto che al termine di un anno comunque impegnativo, difficile, pieno di ostacoli, di infortuni, di questioni anche che ci hanno messo alla prova come gruppo tecnico, sportivo e non solo, comunque si avvia verso un esito che spero sia matematicamente positivo il prima possibile e che deve restituire entusiasmo non solo al sottoscritto ma anche alla piazza e alla città per poter pensare poi ad un programma almeno triennale per le prossime stagioni. L'ultima presidente sull'imprenditore che l'ha incontrato fuori regione, qualora dovesse concretizzarsi, perché da come ho capito ora siamo ai primi colloqui, l'intenzione è quella di unirsi a questo progetto o magari di rilevarlo in toto? Io vorrei una società aperta e più grande. Perfetto, grazie al presidente del Chieti Filippo Di Giovanni. Carmine, è tutto dall'esterno dello Stadio Angelini. Io ti restituisco la linea a te.